Buonasera a tutti. Misura per misura abbiamo scomodato un'opera abbiamo scomodato un'opera di Shakespeare per dare il titolo al progetto, ma questo non è un coup de théâtre, ma in realtà è la storia vera di persone. È una storia che si è arricchita nel tempo di varie vicissitudini e escamotage narrativi, ma la storia ha avuto inizio nel marzo del 2012 da il vestito di carnevale che io ho fatto per mia figlia. E quindi io sono il primo filo di questa trama narrativa. Sono Cristina Favaro, 45 anni, e da 15 anni lavoro nel campo della ricerca in ambito culturale. E anch'io, come molti, in realtà ho subito un po' i contraccolpi della crisi economica di questi anni. Evento che mi ha fatto pensare a come trasformare una passione in una nuova svolta professionale. E l'altro filo sono io, sono Laura Cherchi, da 10 anni mi occupo di comunicazione, pubbliche relazioni, networking nel no profit. Uno profit da cui ho imparato molto, ma che devo dire mi ha anche lasciato sulla pelle tutti i suoi difetti strutturali. E poi ci sono Isabella, un architetto che non progetta più case perché non ci campa, ma che progetta borse. E Emma, un'esperta di orientamento dei giovani, ma che in un mondo e in un paese come questo, che non investe sul futuro, sulle nuove generazioni, è disoccupata da 2 anni e sta cercando un altro lavoro. E da queste esperienze che nasce la nostra idea di impresa sociale. Abbiamo dato vita nel giugno del 2000, di quest'anno, nel giugno del 2014, ad un'associazione che sta muovendo i primi passi per la realizzazione di una sartoria sociale. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere donne in difficoltà lavorativa, che sono, ma anche più in generale, persone che sono in cerca di spazi di condivisione per sperimentare nuove soluzioni, nuovi percorsi di vita, ma anche nuovi modelli produttivi. E al momento siamo in 4, come avete visto, però abbiamo già incontrato molte persone che sono interessate al progetto, che vogliono ritrovare un approccio lavorativo differente e che anche vogliono dare una svolta alle loro vite, un po' per ritrovare un po' di autostima che in questi anni forse qualcuno di noi ha perso nelle varie vicissitudini di questa crisi economica, un po' per ritrovare un ruolo sociale e anche in qualche modo per autorealizzarsi. Persone, insomma, che vogliono mettere un punto nella loro vita e fare a capo e ricominciare. E il nostro progetto vuole proprio fare questo, dare anche ad altre persone la possibilità di fare questa svolta. E abbiamo scelto la sartoria. La sartoria perché crediamo che il fare, in particolare la sartoria, permetta alle persone da un lato di progettare, quindi di progettare un futuro, dall'altro di individuare chiaramente gli obiettivi e dall'altro di realizzare un prodotto tangibile, avere un risultato tangibile che è importante per chi sta cercando una nuova via. E abbiamo deciso di farlo in questo modo, con un progetto open, abbiamo chiamato, e social. Open, ecco, social innanzitutto perché tra le attività che noi prevediamo nella sartoria non c'è solo la produzione, ma soprattutto c'è un co-working professionale che avrà macchinari di tipo professionale, quindi macchine da cucire, taglie cuci, orlatrici, ma che sarà anche un posto dove cercheremo di favorire lo scambio tra i sarti di un tempo e le nuove generazioni di fashion designer che non sanno infilare un ago. E lo faremo come un luogo accogliente, in grado di accogliere professionisti, ma soprattutto persone. E sarà anche un progetto open come la tecnologia open. Ecco, voi qua vedete, e questo è Stefano, è un maker del Fallab di Torino,
ha la nonna sarta e quindi si è inventato come maker un metro digitale che è in grado di relazionare in tempo reale le misure ad un cartamodello digitale in modo da introiettare qualsiasi conformazione fisica e a sua volta quindi personalizzare all'estremo il modello. Modello che poi viene inviato direttamente in una stampante laser, ecco vedete, le stampante laser che sono in grado di tagliare anche 50 cm di stoffa al minuto, quindi un tempo sostanzialmente inferiore rispetto a quello delle sarte tradizionali. Questi sono strumenti di lavoro che sono al momento in uso solo ed esclusivamente nel processo di produzione a livello industriale dei grandi numeri, ma non sono ancora introiettati in un sistema di produzione artigianale che ha ancora dei tempi estremamente lunghi. Come vedete qui, ora non in un minuto del video ma in poco più, si può passare dalle misure al capo finito abbattendo di molto i tempi di produzione e quindi anche i costi di produzione. E poi sarà un progetto social perché sarà un progetto 2.0. 2.0 in realtà perché vuole creare una comunità, in realtà un site, quindi in loco attraverso l'attività del co-working professionale e attraverso dei corsi di formazione che attiveremo in Sartoria. E dall'altro online, perché vogliamo puntare molto anche sulla community online attraverso un blog che abbiamo appena lanciato l'altro giorno e puntando per la comunicazione anche molto sui social media. E sarà social perché vorremmo puntare molto sulla rete di collaborazione. Noi vediamo misura per misura come un progetto aperto alle collaborazioni con altri settori e con tutti gli stakeholder possibili, partendo dall'idea che solo dal confronto con altri progetti, con altre persone, con altri esperti, con chi appunto ha già esperienza, possiamo orientare questo progetto in modo che abbia successo. E quindi siamo in un ambito, in una rete che al momento è capitanata per certi versi dall'Osservatorio dell'Economia Civile della Camera di Commercio di Torino, che tramite la Centrale delle Cooperative del Piemonte ci ha messo in contatto con la cooperativa Ergonauti, che ha già la famosa mamma di cui parlava poco fa Zandonai. La cooperativa Ergonauti ha già una sartoria all'interno che però produce ancora con sistemi tradizionali e si sono resi disponibili ad ospitarci nei loro spazi sia per i nostri corsi e le nostre attività in cambio e per altri servizi a farci utilizzare le loro attrezzature. In cambio noi apportiamo le nostre idee, sviluppiamo la nostra idea e gli aiutiamo a sviluppare nuovi prodotti, nuovi modelli. Ovviamente ho parlato poco fa del Fab Lab di Torino, Stefano, da cui escono non solo il metro digitale ma innumerevoli invenzioni, per cui abbiamo intenzione di continuare la collaborazione per in qualche modo trasferire l'innovazione dei Fab Lab dentro il nostro progetto di sartoria sociale. E poi in realtà stiamo incontrando un sacco di persone, come dicevo questo è un progetto aperto alle collaborazioni, per cui abbiamo incontrato una startup di Catania che si chiama Orange Fiber che sta brevettando un nuovo tessuto utilizzando gli scarti delle arance. La cooperativa Libri Tutti, attiva su un campo sociale sempre a Torino. Una delle nostre socie, Isabò Borse Stoff, in realtà è già sul mercato e realizza borse e accessori. E poi Social Fair, che è una grande impresa sociale che attiva molto nel campo della formazione professionale e che ha aperto anche lei un co-working, ma di tipo tradizionale. Noi siamo convinti, infatti, che sia la rete di collaborazione e l'ibridazione tra tradizione e innovazione, passando per quei movimenti che stanno facendo dell'innovazione dal basso, come sono quelli dei maker, dell'handmade, dell'upcycling, quelli con cui si può, secondo noi, oggi affrontare questa crisi economica che non è passeggera, ma è una crisi strutturale di sistema.
con quale modello di business? Allora, noi abbiamo intenzione di creare un progetto economico che alimenta un progetto sociale. Questo perché, lo sappiamo, non possiamo avere garanzie su fondi e contributi pubblici e privati, perché lo sapete meglio di me qual è la situazione della contribuzione da parte degli stakeholder pubblici e privati, anche se comunque noi come startup siamo comunque alla ricerca di un contributo o di un investimento che non guasterebbe, ci farebbe comodo. Però l'idea è quella di sostenersi, di autosostenersi con le nostre produzioni e con le nostre entrate. Innanzitutto con la produzione di capi, di abbigliamento, e quindi la distribuzione e la vendita on site e online in Italia e all'estero, e poi con le attività formative, i corsi di sartoria per tutti, per gli appassionati che possono apportare un ulteriore contributo economico, e l'affitto delle postazioni del coworking professionale che abbiamo intenzione di realizzare. Tutto questo modello vuole alimentare quel sistema di offerta formativa, quelle azioni a più ampio raggio formative per le persone in difficoltà che, una volta in qualche modo trovata la propria via, la propria autoproduzione, possono rimettere nel ciclo produttivo della sartoria sociale le proprie produzioni ed eventualmente utilizzare i nostri servizi, proprio in un circolo virtuoso di produzione. Ora, a che punto siamo? Ci siamo costituite nel giugno di quest'anno, quindi pochi mesi fa. Però stiamo già cercando il locale, un locale da attrezzare che abbia delle caratteristiche di accoglienza, anche di localizzazione strategica rispetto ai nostri obiettivi sociali ed economici anche innanzitutto. Stiamo sviluppando già la linea di abbigliamento, sia nostra sia in upcycling, che andremo fra l'altro a presentare a Torino come prima sede a Paratissima a novembre. Stiamo realizzando i corsi di formazione, i corsi per sartoria per tutti, proprio per iniziare a raccogliere fondi. Ora, l'idea per noi è buona, e sappiamo che è buona perché nel processo di costruzione del nostro business plan che abbiamo fatto nell'ambito del corso per startup di impresa sociale di Unioncamere, che è stato bandito l'anno scorso di questo periodo, abbiamo incontrato molte persone e abbiamo visto, parlando della nostra idea, che gli occhi veramente si illuminavano ed erano persone, imprenditori sociali che hanno già intravisto nella commistione e nell'intersettorialità delle potenzialità innovative, sono fashion designer che stanno cercando un posto dove esprimere la loro creatività, oppure sono istruttori, sono insegnanti di scuola di formazione che cercano appunto degli spazi per i propri studenti, e poi soprattutto le nostre prime allieve. Sappiamo, quindi siamo già partiti, insomma, nonostante siamo molto giovani, tuttavia siamo anche molto consapevoli del fatto che ci sono delle grandi sfide che ci attendono. Innanzitutto è quello di in realtà partire col piede giusto con l'impresa sociale, che vuol dire trovare capitali e investimenti sufficienti per non cadere sin dall'inizio nei problemi della sottocapitalizzazione. L'altro è trovare un partner industriale, quando parlavo anche di logica intersettoriale, un partner industriale del settore tessile, della filiera tessile, che ci aiuti a sviluppare il progetto sul mercato e a cui noi potremo contribuire col nostro valore aggiunto sociale ed innovazione. L'altra è internazionalizzarci il prima possibile, soprattutto a livello di mercato, per riuscire ad avere le entrate e sfruttando anche la possibilità del metro digitale per fornire un prodotto personalizzato a tutti, anche all'estero, attraverso l'e-commerce. E infine riuscire a creare una comunità vera intorno a questo progetto, perché questo progetto non rimanga mio, di Cristina, di Isabella o di Emma, ma che possa crescere ed espandersi anche oltre di noi, insomma oltre alle nostre persone. E noi ci crediamo molto, crediamo che questa storia di Misura per Misura possa avere un lieto fine. Se lo credete anche voi, votateci.